L'invito Francesco lo aveva fatto già ieri alla festa di accoglienza a Copacabana, mai avere paura di chiedere perdono a Dio. E così è stato oggi per 5 giovani che nella migliore tradizione della GMG hanno avuto l'occasione straordinaria di un intimo colloquio con Sua Santità in persona, naturalmente col dovuto riservo, senza attorno l'occhio indiscreto delle telecamere della diretta in mondovisione di ogni passo di Francesco. Spagnolo, portoghese, italiano, le lingue utilizzate tra le tante che risuonano da giorni nella quiete del Parco Quinta da Boa Vista, verde isola di pace nel cuore della caotica megalopoli che è Rio, dislocazione ideale per uno spazio che è anch'esso un ingrediente fisso della GMG, confessionali e confessori a disposizione di tutti, dove sperimentare la misericordia di Dio. Lì accanto ci sono la Cappella dell'Adorazione, altra meta di migliaia di giovani in cerca di silenzio, e la cosiddetta fiera vocazionale per far luce su dove instradare la propria gioventù tra le proposte corrispondenti ognuna ad un carisma specifico dei mille che animano la Chiesa e l'associazionismo cattolico. Un quarto d'ora più o meno era il tempo a disposizione del Papa per confessare i giovani, opportunità ora meno frequente di prima per lui, che pubblicamente se ne è rammaricato più volte. Semplice e schietto, racconta di averlo trovato l'italiana scelta tra i 5 penitenti, poi via verso l'arcivescovado, avvolto ancora ad ogni metro dall'inesauribile affetto della gente di Rio.